Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels. Com'è che si chiama? Amonkhet. Amonkhet. Scusate, non mi sono ancora abituato, devo prendere un attimo la mano. Datemi un attimo per abituarmici. Allora, iniziamo subito questo prossimo duello. L'imponente labirinto delle illusioni all'interno del monumento a Kefnet disorienta tutti i tuoi sensi. Ti trovi nel territorio del dio della conoscenza che ti sfida ad affidarti al tuo intelletto per uscirne indenne. I muri stessi si muovono come liquido tra le tue mani. Strane forme spettrali tentano di afferrarti. Cerchi a fatica di dare un senso alla sconcertante realtà che ti circonda prima di perderti per sempre. No, bellissime queste animazioni che ha messo. Ordalia della conoscenza. Oddio, partiamo con 4 di vita. Se vuoi procedere, dovrai superare due sfide. Per trionfare nella prima, sconfiggi la Sfinge in questo turno. Allora, con questa possiamo fare due danni alla Sfinge, però mi sa che non risolve il problema. Questo stappa un permanente bersaglio. Ok, potrei pescare delle carte. Vabbè, ma se non possono essere bloccate in questo turno. No, il problema è che non è che devo uccidere lui. Devo sconfiggere la Sfinge. Proverei così, allora uccido un banco di nebbia e attacco con... Ma cos'hanno queste due sfingi? Sono bloccate da cosa? Sono esiliate? No. Vediamo. Non blocca con la Sfinge, niente, è persa. Dobbiamo riavviare l'enigma, allora.
Farei che queste e queste non possono essere bloccate. Ma ho giocato che non possono essere bloccate. Scusa, 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 scusa. X creature non possono essere bloccate. Ma invece sono state bloccate entrambe. Scusa, allora riprovo. Ma forse c'è quello scudo là giallo che impedisce. Allora. C'è questa che non può essere bloccata, ok. Oh, su questa va. Fa un danno e peschiamo una carta. Non va bene, del mana. Quindi quello è come se fosse tappata. Ah no, perché ogni qualvolta il custode dei glifi diventa bersaglio di una magia per la prima volta in ogni turno, neutralizza quella magia o abilità. Allora, se facessi questa su questo. Questa con due. No, perché se non posso, se poi stappo questa e faccio loro due che non possono essere bloccati, lo uccido, non... Non secco la sfinge. Beh, proviamo a ucciderlo. Ah, ok, dovevo uccidere lui, mica la sfinge.
Boh. Eccellente, preparati ad affrontare la sfida finale di questa ordalia. Kefnet il ponderante ti attende. Per superare questa sfida, sconfiggi Kefnet. Il combattimento fisico non servirà, dovrai trovare un altro modo per vincere. Allora, ok, a X mana toglie le prime X carte del suo grimorio. Che in questo caso sarebbero 15 e non basta. Questo toglie la metà superiore del suo grimorio. Quindi 15, però spreco 5 di mana, ne resterebbero quindi 10. Ok, proviamo. Due e noi peschiamo una carta. Ok, dieci e non bastano. Ne restano tre. Allora, questa qua tra l'altro. Però non mi hai detto che devo per forza ucciderlo in questo turno, vero? No. Allora, gioco questa, visto che so che ho un mana azzurro là dentro. Così gioco un'isola. Ok, però aspetta, adesso la metà è 14. Se tolgo 5, mi resta comunque 10, lui ne ha 14. Usiamo questa. Ok, però il prossimo turno lui mi fa danno. A meno che tu non abbia 7 o più carte in mano. Quindi non può attaccarmi. No, invece può. Ah no, tu nel senso è lui. 7 o più carte in mano. Quante ne ha lui? 3, 3, 6, 1, 7. Quindi io gli tolgo una mano, una carta in mano.
Se faccio prima questa ne toglie di meno. Però solo 10 di mana. E con questo torno a 10. E attacca. Ha 7 carte in mano, quindi può attaccare il prossimo turno. Allora, le possibili combinazioni che abbiamo sono tre fattoriale, la prima è questa, allora se inizio con questa non cambia niente in realtà, perché pesco un'acqua e quindi gioco un'acqua. Il problema è che lui ha due carte in meno adesso. Quindi se io adesso faccio quello meno 5, cioè se ne metto 10. Eh sì, 18. Problema è che a 15 non ci posso arrivare più. La metà va fatta per forza quando ne ha di più nel mazzo. A meno che... Allora... Metto nel grimorio io le prime due carte e pesco l'altra. Quindi rimescola tutte le carte del tuo cimitero nel tuo grimorio. Un giocatore bersaglio mette nel suo cimitero altrettante carte dalla cima del suo grimorio. Quindi ne toglierei 3.
E pesco? No, non pesco. Però secondo me è qualcosa del genere, allora. Devo trovare qualcosa che ho qua dentro, perché con quelle iniziali non posso. Vabbè, allora io inizierei con traumatizzare, che è l'unica che sono sicuro debba andare fatta all'inizio su di lui. Ok. Poi vorrei provare a vedere quali carte ho io. Là c'è una terra, ok, dopo la terra che cosa c'è? Ok, un'altra terra. Ok. Se io ne scarto invece due, cosa c'è? C'è quella di prima. Se ne scarto tre invece, cosa troviamo dopo? No, forse ho capito allora. Ok, quante me ne servono per giocare quelle? Me ne servono. Ah, aspetta, non mi ricordo quanto costa quella magia. Ok. Cinque. Quindi faccio scarta 9. Ok. Dovrei essercelo, traumatizzare per forza. Poi aspetta, allora, qual è l'ordine giusto da fare? Dovrebbe essere così. Ok, sono 4. Però se attivo queste non posso. Ne faccio solo 5. Perché ho bisogno di 5 per quello. No, ne faccio solo 4. Ah, no, forse ci sono, ho sbagliato tutto. Allora, qua. Ok. La metà. E sono 26. 4 e sono 30. Ora ho giusto 5. Sì! È lui. Bella, bella, bella. Ragionamento laterale. Riesci a controllare il tuo pensiero e ad avere la meglio sul labirinto. Mentre oltrepassi l'ultimo portale, ti ritrovi improvvisamente dinanzi a Kefnet. Non alza lo sguardo quando entri, si aspettava il tuo arrivo da tempo e ti offre la sua ricompensa. Il cartiglio della conoscenza. Ora che hai dato prova della potenza della tua mente, può avere inizio l'ordalia della forza. Yeah! Molto contento di questa ordalia della conoscenza. Mi ha stupito.
Mi ha stupito. Direi che per oggi possiamo concludere qui. Il video forse è stato un po' corto, ma non ho tantissimo tempo per registrare, quindi io vi invito a lasciare un mi piace, come al solito, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!